per quanto riguarda il teatro, è senz'altro una semina quella che si fa facendo televisione, e poi dopo la televisione ti dà popolarità e tante persone vengono anche a teatro per la prima volta per vederti. E per questo motivo, insomma, si allarga la cerchia dei potenziali spettatori teatrali. È un pochino negativo, anzi è negativo, ti taglia proprio, ti sega le gambe per quanto riguarda il cinema, nel senso che essendo un personaggio televisivo ed sei meno credibile, non si capisce perché, ma per il cinema sei meno credibile. E sono convinto che se un attore è bravo, veramente bravo, poi debba riuscire anche a far cinema. La mia intenzione nel tempo è quella di passare, quando sarò più anziano ancora, di passare alla regia cinematografica. Mi piacerebbe molto passare alla regia, anche perché per anni sono stato davanti alla macchina da presa, soprattutto in televisione. Ho imparato il mestiere di chi sta dietro la macchina da presa, del regista. Già adesso collaboro alla scelta alcune volte di inquadrature, scelte di recitazione, di come va impostata la scena, ecco, una cosa che mi appassiona molto, dato che poi col passare degli anni diventi un pochino più stanco, ecco. Passare dietro la macchina da presa ti impegna più intellettualmente che fisicamente, e allora la cosa potrebbe essere utile per quanto riguarda il mio andare avanti nel lavoro artistico, insomma. No, fate prendere. Attualmente la giustizia divina, perché la giustizia costituzionale nostra, insomma, sono talmente presi dalle loro lotte per il potere che la giustizia, quando viene applicata, è per far bella figura davanti al cittadino, insomma, ma sono dei palliativi. Viviamo in un sistema, insomma, in un sistema in cui siamo cresciuti. Io sono nato nel 45, per cui questi problemi è chiaro che non li ho sentiti fino al 60, ecco, quando avevo 15 anni, ho cominciato a interessarmi di cose, a leggere un pochino di più i giornali, però non è cambiato, è cambiato molto poco. Io non sono un disfattista perché amo tantissimo il mio paese, tanto, tanto, tanto. Ecco, io mi metto sempre dalla parte del cittadino che non ne può più. Allora, io rifiuto, l'ho sempre detto, lo dico a me stesso, no? Che penso che tanti la pensino come me, rifiutare qualunque tipo di dittatura, a meno che il dittatore non sia io. Mio padre raccontava delle barzellette e ci voleva mio padre per raccontare le barzellette come le raccontava lui, anche perché lui raccontava le cose più incredibili, anche le barzellette più stupide, ma come le raccontava lui faceva ridere, ecco. Beh, ma erano barzellette degli anni 50, quelle castigate, no? E si parlava anche di sesso, ma velatamente. Te ne posso raccontare una, tipo il bambino che fa alla mamma: che bella pelliccia di visone che hai, mamma, te l'ha comprata papà? E lo guarda e fa: sì, se aspettavo tuo padre dovevi ancora nascere. Ma lui, come le raccontava, era molto elegante, la cosa faceva ridere, ma può darsi che rida anche qualcuno sentendo me in questo momento.